questo corso sull'Art of Lecturing. Ringrazio la dottoressa Beguet e il dottor Giotto, i quali contribuiranno al corso rispettivamente come feedback di un faculty, nell'ambito soprattutto della discussione delle presentazioni che farete voi, ma anche con libertà di intervento durante la mia presentazione, le abbiamo unificate per evitare sovraccarico, ed invece il dottor Giotto è un tecnico che fa le diapositive. Allora, intanto è utile, ed è il nome è una... Tanto è importante, a volte sono stato a dei corsi analoghi in cui l'organizzazione della stanza era inadeguata e abbiamo curato i dettagli, perché chi parla ha la lettura davanti, il che consente di guardare le persone. Lo schermo è dietro, nel caso voglia usare il pointer, e poi entreremo nel merito, ha la possibilità di farlo sullo schermo, ma anche la possibilità di farlo, immagino, con che forse a volte è la cosa migliore, perché bisogna sempre comunicare con gli altri. Right? E quindi c'è uno schermo qui, i moderatori hanno uno schermo sul tavolo, quindi non devono continuamente guardare lo schermo, ma hanno uno schermo per cui possono seguire l'uditorio, ed è molto importante seguire l'uditorio per il motivo che vi dirò dopo. Quindi, grazie di essere venuti. Non è che questa è una lezione di vita, io spero di... Vi lascio ovviamente tutto il materiale a disposizione. La sessione è registrata, quindi la potrete poi scaricare. Compreso, potranno scaricarla coloro che faranno le prove, perché alla luce delle loro presentazioni e dei commenti, me compreso, che riceveranno dall'uditorio, potranno migliorare la propria presentazione e o modificarla o criticare o fare questo. Io non faccio altro che copiare, però condensandolo in una sessione, quello che ho ricevuto quando nel 1981 sono arrivato a San Francisco. E una delle... Si arrivava il 1° di luglio, arrivavano in fellow da tutto il mondo, alcuni erano docenti a questo simposio. Fan Chung era, non ha mai imparato a fare. Non ha imparato niente, Fan Chung. Era pessimo allora, è rimasto pessimo per tutta la vita. E si arrivava e i primi 2 mesi estivi erano dedicati a course of lecturing, course of writing, c'era mathematics, strumenti, piccola chirurgia per chi faceva lavori animali, c'era tutto un training, purtroppo un patrimonio che anche negli Stati Uniti si è perso, perché investono meno nel training internazionale. Ai miei tempi, per fare carriera, per imparare a crescere, dovevi avere quello che veniva chiamato l'HBA, Has Been in America. Questo valeva un po' per tutta l'Europa, insomma, cioè il periodo dei 2-3 anni era importante. Finita la storia, ci focalizziamo su quello che dobbiamo fare oggi. Quindi, il primo è Art of Lecturing. E la comunicazione ancora, per un certo periodo, poi mi sono tenuto la giacca apposta per dirvi che bisogna presentarsi in maniera formale, eccetera, poi adesso me la tolgo. E una delle regole pratiche che ad esempio dicevano quando sono stato a pranzo, mi hanno detto mi volevano dare la pasta e l'ho presa.
Però stato ben attento, perché ad esempio una delle regole è prepararsi bene per la lettura, vuol dire anche non mangiare gli spaghetti prima, perché se hai due macchie rosse da qualsiasi parte, l'attenzione del pubblico è sulla macchia rossa, cioè sei morto. No, io spero di essere in ordine, ma insomma. Quindi gli argomenti che toccherò nella lettura sono questi cinque, cioè significato di parlare in pubblico, l'uso dell'imaging, e qui avremo una lettura specifica da parte del dottor Michele Giotto, come mostrare i dati, e io vi do degli esempi, e mi raccomando, questa non è una lezione di vita, voi non dovete fare quello che vi diciamo noi, voi dovete prendere i nostri consigli, queste sono linee guida, e poi personalizzare la vostra comunicazione. Cioè, l'uditore sente se uno ci ha messo, riconosce una lettura con personalità. Fra quelle, per chi di voi ha seguito questi due giorni, forse la lettura con maggior personalità è stata quella di Klaus Rabe, che su un argomento molto difficile è riuscito in 20 minuti a distillare non tanto quello che era presente in letteratura, ma la sua interpretazione, ed è quello che viene richiesto. Quindi questi sono i cinque punti. La prima regola banalissima, che non dovete dimenticare, è di dire quello che state per dire, dirlo e dire quello che avete detto. Il motivo dell'Art of Lecturing, di questo dell'outline, che io, sul quale insisto ogni volta che fate il caso clinico, è proprio questo. Cioè, dire quello che state per dire, addirittura potete andare, io qualche volta lo faccio, dipende dall'obiettivo e l'uditorio e lo scopo del meeting, ma se voglio far venire fuori il messaggio che voglio dare alle persone in sala, è uno, è forte. Ad esempio, io mi occupo di broncopneumopatia cronica ostruttiva, credo che alla luce di questi due giorni vi siate accorti che non esiste. E allora io comincio dicendo: signori, io vi ringrazio del titolo che mi avete assegnato, che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Il messaggio che vi voglio dare è che la broncopneumopatia cronica ostruttiva non esiste, perché non esiste un singolo paziente che abbia solo la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Invariabilmente è una componente di una multimorbidità. E questo, se volete, questo dipende da voi, potete già metterlo come messaggio, se no lo mettete come conclusione. Ma sostanzialmente, speaking in public, tell them, ditelo. Dite cosa state per dire, fate l'outline e raccontate i dettagli. Interromperti, perché la visione non è la stessa che tu hai. Ah! Ecco, no, perché prima cosa familiarize con... Familiarize, brava! con la tecnologia. Tu stai parlando... Loro... Chapeau! Bene, perché l'assistant professor of medicine? Voglio dire... Serve qualcosa. Di solito sorpassa... È importante, non siamo all'Università di Bologna, tanto per... Infatti, quello che ha detto che siamo a Bologna. Sapeva qualcosa di più di noi. Come mai questa cosa? Ti c'è una lunga con l'introduzione sull'altro lettering. No, secondo me voleva vedere se erano tutti attenti e ricordavano lo stesso le cose, anche se non aveva visto le slide. Ok, no, allora... Riprendo, non la ripeto, ma mi scusi, però me la deve mettere in... Io come vado avanti? È l'unico modo, perché nell'altro serie che c'è... Ok, va bene. No, l'importante è che... Allora, questo è il titolo, questo era l'outline. Tell them,
e quello ditelo, cioè dite quello che state per dire, descrivete in dettaglio quello che state per dire, ditelo e dite quello che avete detto. Ovviamente non è un esercizio di futility, cioè uno comunica quello che sa, quindi dovete essere esperti, se no fate a meno di fare la lettura. Quindi cercate di dare letture quando e se possibile solo nell'area, nelle cose che conoscete. Questo, se ci pensate, è un po' in contrasto con l'organizzazione della didattica che noi abbiamo oggi, perché in genere facciamo dei corsi di clinica medica, no? E sono certo che ognuno di voi, by the way, siete benvenuti a interrompermi in qualsiasi momento, fare domande o commenti, ma sono certo che ognuno di voi, ognuno di noi, si rende conto quando lo speaker sta parlando di una cosa che conosce o di una cosa che ha letto. Lo si apprezza immediatamente. Dovete sapere a chi parlate, perché diverso è un uditorio di molecular biologists, di clinicians, di giornalisti, di popolazione generale, eccetera. Se voi andate a una conferenza e non capite quello che viene detto, io in genere dico che la colpa è di quello che parla. Perché se io vado a sentire una lettura di fisica nucleare e vado in un istituto di fisica per PhD student in fisica, sono andato io nel posto sbagliato. Ma se vado al teatro di Modena, in cui un esperto laureato Nobel in fisica nucleare mi descrive, mi deve far capire, cioè dovete sapere a chi state parlando, e strutturate la lettura secondo le indicazioni che vi ho dato e arrivate con dei messaggi finali forti e chiari su quello che volete lasciare. E su questo ci mettete il vostro stile. Questo è uno stile, ognuno di voi se lo organizza come esempio. L'esempio dei casi clinici secondo me è stato molto bello, perché ognuno ha costruito il proprio caso clinico secondo un proprio stile. All'inizio c'è stata, avete visto, una reazione non positiva da parte dei due chairman, ma avevano torto loro. E quando vi ho detto, attenzione, siete voi sul podio, cioè ci può essere un Nobel Prize di là, ma nel caso specifico ne avevano torto loro, perché voi avete voluto fare una comunicazione secondo il vostro stile. Il buon insegnamento è ovviamente in gran significativa parte la preparazione, io metterei una proporzione molto più ampia, e tre quarti è show off, siate degli attori. Quindi non so se oggi sono nel tono migliore di umore e di energia fisica per comunicarvi questo entusiasmo, ma certamente è bello comunicare l'entusiasmo su quello che si fa all'uditorio. Il secondo è, ve l'ho fatto vedere apposta degli spostamenti, don't move. Cioè, qui ho fatto mettere il podio apposta perché ti forzi al podio, ma voi vedete negli show televisivi che sono quelli che camminano avanti e indietro, don't move. Cioè, ho cercato dall'inizio, voi vedete che punto 1, punto 2, punto 3, ricordatevelo, se io punto lei, tutta quell'area si sente guardata, si sente oggetto di attenzione. Quindi non focalizzatevi in uno e non guardate in giro, ma e muovete, cambiando soggetto, cambiate l'uditorio, guardate l'uditorio e non le diapositive. Non c'è niente di peggio, Visha Vesica parla sempre alla diapositiva. Poi va a sovratempo,
guarda uno, li vedi tutti. Uso minimo del laser, poi qui ne avete visti di tutti i colori. Quelli che parlano così sono sulla slide. Terribili. Io devo dire, ho sviluppo nausea ormai a questa, cioè mi dà fastidio proprio, fisicamente fastidio. E purtroppo mi rendo perfettamente conto che a un certo punto uno si faccia prendere e ma in realtà parla a se stesso, non parla all'uditorio. Posso aggiungere una cosa su questo punto specifico perché mi riguarda direttamente? Se uno è costretto a usare il puntatore laser, significa che non ha messo nella slide dei contenuti che facciano capire esattamente il contenuto che vuole essere espresso. E quindi dice, vedete qui? No, è la slide stessa che deve farci leggere quello che io voglio far leggere. Non serve il puntatore. Esattamente, questo sarà chiave nelle diapositive. Io questa è una slide che non va bene. Troppo lunga. Questa è una slide aggiuntiva, non va bene. Benissimo, questa è una slide troppo lunga. Avete chiaro il messaggio? Va divisa in due? La divisa va spaziata, non si legge, poi le robe tecniche, però chi la legge tutto? Se vogliamo commentare la slide in sé, un elenco puntato, si allinea a sinistra, non si allinea centrato, a pacchetto così. E tra un punto e l'altro l'interlinea deve aumentare. Scusate, ho sbagliato. Ha cambiato l'interlinea, quando io vado a capo non deve essere uguale la distanza tra la linea di testo è quella successiva. Ci deve essere maggior spazio tra i punti. Vedete che non si finisce mai di imparare. Non finisce mai. Splendido. E non si devono ripetere due volte le frasi look at the attendance and not at the slide, look at the attendance and not at the slide. Make sure you have the same slide in front. Make sure you have the slides in front. Questo sì, vale la pena di. Dunque, l'outline per le presentazioni originali è un po' l'outline dei lavori, che è background, aim of the study, methods, data, discussion, esatto, and conclusion. E ci sono diversi tipi di presentazioni, basate su argomenti, basate su casi, qui dovete... Vado rapido su alcune di queste diapositive perché poi faranno parte dell'esercizio che svilupperemo nel corso dell'anno, perché è mia intenzione, per coloro di voi che aderiranno della scuola di Baggiovara, di pianificare una o due letture al mese e fare lo stesso esercizio che stiamo facendo oggi, però sull'argomento. E dovrebbe essere, mi risulta, implementato, e lunedì ne abbiamo la verifica, il sistema audiovisivo. Quindi da lunedì sia l'auletta Loria che l'aula Coppo dovrebbero essere attrezzate per la registrazione e la trasmissione. Ecco, per anticipare una critica che mi può venire fatta, troppe linee e... quando possibile sempre mostrare diapositive che poi si descrivono, non mostrare diapositive, anche se vale il discorso che nel momento in cui metti il pointer vuol dire che la diapositiva non è immediatamente percepibile da parte dell'uditorio. Fondamentale la preparazione, cioè preparare, tanto per darvi un'idea, noi avevamo il meeting dipartimentale e il meeting di edificio, cioè di tutto i 13 piani del Cardiovascular Research Institute dell'Università di California, il Moffitt Hospital, e dovevamo fare una lettura dopo il primo anno in cui non facevi letture, nel secondo anno ti davano la lettura un anno in anticipo, per dirvi quanto tempo, ovviamente dipende dal contesto, però il messaggio è prepararsi. Provare, la barzelletta che racconta
Alvar Agusti, cui mandiamo i nostri auguri, non sta bene, cui maestro era Rorro Roberto Rodriguez Roisin, ai tempi d'oro, andavano all'American Thoracic Society, avevano pochi soldi, quindi condividevano le stanze a basso costo. E quando ha fatto il saluto a Roberto Rodriguez Roisin, Alvar Agusti ha detto che quando lui era un giovane fellow è stato costretto a condividere la stanza con Roberto Rodriguez Roisin. Solo che Alvar è 2 metri e Roisin è 1,60 m, quindi avevano il letto in comune e continuamente gli andava. Questa è la prima parte imbarazzante. La seconda parte imbarazzante è che non è riuscito a dormire perché per tutta la notte Roberto Rodriguez Roisin, che aveva una lettura alla TS, era in bagno che faceva ladies and gentlemen, cioè, faceva la prova di quello che doveva fare. Questa è per lei. Never start with an apology. Never. Se siete lì, it's your fault. Cioè, se siete lì nel podio, buongiorno, sono entusiasta di essere qua, è la più bella cosa che mi sia capitata nella vita. Non dire, scusi per lei che è il Nobel Prize, mi scusi se respiro e se faccio, non serve niente. Anzi, ti attira. È utile fare la prova con colleghi, cioè mai da soli, insomma, cioè farsi ascoltare. L'esempio, no, è venuto immediatamente. Sui criteri generali, no? Cioè, c'è coerenza nella presentazione, i dati sono chiari, ci sono degli errori tipografici, non c'è niente di peggio, cioè infastidisce e indebolisce il fatto di avere degli errori ipografici. Alcuni piccoli suggerimenti sono quelli che di non cambiare formato, non essere omogenei, non essere. La lettura pomeridiana è oggetto di migliaia di barzellette perché è quella peggiore. Dopo pranzo la gente stanca, dormicchia, ci sono battute che vi racconterò poi nel tempo, non ve le racconto oggi su quello che è successo e può succedere in una lettura pomeridiana, ma sostanzialmente ogni tanto cambiare sia il formato della slide che il formato della presentazione. Attenzione perché l'attenzione dell'uditorio dura un tempo limitato. In genere cerchiamo di limitare al massimo a 25 minuti le letture, di cui 20 di presentazione e 5 di discussione per questo motivo. La sala, adesso entriamo in dettagli più tecnici, la sala in genere deve essere organizzata in maniera, l'ideale sarebbe che, ideale, ad esempio, non so se voi lo sapete, per continuare ad avere la licenza di fare il medico negli Stati Uniti, l'internista o lo specialista, ogni 5 anni si deve fare un esame. E le società scientifiche, una in particolare, l'American College of Chest Physicians, che conosco, fa dei corsi estivi che durano 1 settimana. E la stanza è organizzata in maniera perfetta. Sono quei mega hotel, tutti seduti al tavolo, tutti con il computer davanti, con lo spazio adeguato per poter prendere note e riarrangiare le cose. Quindi la preparazione, questo ovviamente dipende dalle risorse che ci sono. Qui entro nell'area che faccio rapidamente del uso del PowerPoint, l'avevo già preparata, quindi mi scusi se anticipo parte delle cose che dirà lei, anzi io quasi quasi questa parte la salterei a pie pari perché so essere parte del suo il layout of data. Purtroppo la cosa più semplice da fare nel fare le journal club o le revisioni è quella di prendere il lavoro, prendere la PDF e metterlo sul. Non è la cosa migliore, ecco perché noi ci rivolgiamo quando dobbiamo fare le letture, o ce le facciamo o nella maggior parte dei casi ci rivolgiamo a un ufficio tecnico che fa,
che fa questo, non vengono mai bene, è difficile che... Anche le riviste più importanti oggi, come voi sapete, vi danno il PowerPoint della lettura, vi danno proprio la diapositiva, ma come voi vedete, New England e Lancet, le potete vedere, sono sempre di qualità scadente. Vi do una diapositiva poi, modello secondo me di come si può presentare, dovrebbero essere chiare e è utile quando si fa una diapositiva in particolare complessa, in questi giorni le avete viste, o non si mettono o se si mettono bisogna dire che cosa c'è, cioè no? La P1 oggi c'era un bellissimo argomento che poteva essere sviluppato culturalmente, molto interessante da Scagliotti, che è lo switch dalla chemioterapia all'immunoterapia, ed è un concetto molto bello che discuteremo insieme. E se c'è la diapositiva si deve dire quali sono i passaggi, cioè va descritta o tramite il pointer lì o tramite il pointer qua, ma quando c'è bisogno di condurre l'uditorio, perché non è self-explanatory, va. E qui chiedo consiglio al dottor Giotto, se vi do questa diapositiva, è un pochino più articolata, ma per molti anni l'NIH aveva imposto più o meno questo stile, che comprendeva il titolo col messaggio, non il titolo del lavoro. Il titolo del lavoro su New England è Azithromycin in COPD, mentre il titolo qui dice qual è il messaggio. Il messaggio è che funziona. Il secondo è qual è il risultato principale dello studio e qual è l'evidenza che è a supporto. Il disegno, lo scopo dello studio, il disegno dello studio e le conclusioni. E però bisogna andarci sopra, cioè dire, signori, con questa diapositiva cosa vi voglio dire? Che trattamento con antibiotico a lungo termine riduce le riacutizzazioni in pazienti con BPCO. Lo scopo dello studio era questo, di vedere se questo era vero. Dove è stato fatto? È stato fatto in un trial di un anno, su pazienti con grave BPCO e frequenti riacutizzazioni. In questa popolazione il trattamento ha dato l'efficacia sul primary outcome, che è questa, però con dei possibili effetti collaterali che sono disturbi uditivi o, chiaro? E la referenza che viene messa sotto. Non so se vuole fare un commento, lo fa dopo. Questo era un modello. C'è un commento in aula? Vi è crystal clear questa diapositiva? In genere questo vi dà tanta informazione, perché vi distilla l'informazione e anche è un messaggio molto importante quando discuteremo come si scrive un lavoro. Nella scrittura di un lavoro scientifico, l'ultima frase dell'introduzione è la domanda. Il trattamento regolare con azitromicina per un anno riduce le riacutizzazioni in pazienti con COPD grave associate a riacutizzazioni frequenti? La prima frase della discussione, spesso saltano, cominciano a parlare, no, è una sola, si prende cutting and pasting la domanda e si risponde alla domanda. Trattamento, riduce, non riduce, quello che è. Questa è una regola fondamentale, ma è una regola anche fondamentale nel presentare lo studio. Mamma mia. Inutile dire, l'avete visto in questo congresso, quando si presentano e purtroppo tutti cadiamo nel questa trappola.
guardate che bello il messaggio. No. Però ho visto stamattina che alcuni ancora fanno il piccolo cerchietto rosso intorno al dado, sì, significativo, sì, che comunque non si legge, quindi lo deve comunque dire a voce. Bravo. Nel senso, metterla. Cioè, ancora una volta, preparazione, per carità, siamo tutti di corsa, abbiamo mille cose da fare. Per dire, su 3.000 dati io ho questo positivo. Allora, ancora una volta, il messaggio è, se parti scusandoti perché dici, ecco, ed è riferito a questo, cioè, scusate se vi ho messo la tabella, è già finita. Non la mette, va. Se tu parti così, vuol dire che è già finito, insomma. Dai solo i dati che ti servono e sottolinea i key points. Anche questa, che è un pochino più semplificata, non va bene, anche se puoi tentare di, usando, io non amo l'animazione, ma usando l'animazione puoi tentare di dare il messaggio, che è quello che è stato detto prima e che verrà ripreso. Ecco, io non amo i titoli descrittivi, o c'è o non c'è, cioè preferisco il messaggio. Ancora una volta, si può usare l'animazione per cercare di dare, questo è l'esempio dell'incidenza e mortalità per cancro della prostata aggiustata per l'età, e uno può sottolineare il fatto che il picco di aumento della diagnosi di cancro della prostata è nato con l'approvazione da parte dell'FDA del biomarcatore PSA. La presentazione breve, che è un po' il formato di tutti i congressi scientifici di lavori originali, è l'equivalente di un abstract. La struttura è fondamentale, va seguita in maniera rigorosa, background, aim, methods, results, discussion and conclusion. C'è poco tempo, quindi va usato in maniera assolutamente rigorosa, tempo a disposizione. Guardare l'uditorio mentre parlate, mi fa piacere vedervi attenti. L'eye contact è fondamentale, perché nel momento in cui l'hai perso vuol dire che stai andando fuori, no? Fissa l'inizio e practice. Io la prima volta che sono arrivato a San Francisco c'era un sessantenne di Göteborg, padre di 5 figli, che doveva fare una presentazione a un congresso locale californiano, che era la tomba degli abstracts, i lavori peggiori andavano a finire a, adesso non mi ricordo come si chiama, era la 17 Mile Drive, e questo doveva provare una presentazione di 10 minuti, è stato un'ora e mezzo. È venuto fuori dicendo I can't take it anymore, e dopo 2 mesi è andato, perché lo hanno torturato. Insomma, quando voi andate e vedete soprattutto ai meetings americani, adesso meno, ma andando e vedete le presentazioni, sappiate che dietro c'è una marea di lavoro e di feedback, uno, aiutatevi uno con l'altro a... Abbiamo una marea di dati e oggi abbiamo a disposizione il mondo, abbiamo filmati, abbiamo slide, abbiamo copie, libri, cioè abbiamo una marea, quindi la sintesi è essenziale. Come abbiamo detto all'inizio, quando dovete andare a fare la presentazione, giustamente ha sottolineato la dottoressa Beguet, familiarize with the technology, sì, sicuro che quello che si proietta qua si proietta là, e che tutto il pointer davanti e indietro con le diapositive, cioè deve essere tutto chiaro. Bicchiere d'acqua se uno ha il problema. Chiedi, dopo che hai fatto la presentazione, senza remore, chiedi ai tuoi colleghi qual è il feedback. Allora,
Primo, devi far sapere che, cioè devi far capire che tu sai di cosa stai parlando. Quindi devi trasmettere sicurezza che quello che presenti l'hai digerito, l'hai maturato e l'hai... Ovviamente qui va bene l'italiano, muovere le mani, muovere la faccia, cioè, va bene, non voi, ognuno di voi deve farla con la sua personalità. Ecco, se avete senso di umorismo, fate jokes. Barcelli è un artista, sì, chi l'ha sentito? Barcelli. Barcelli è insuperabile, il lama, il lava, ti fa morire, nello stesso tempo fa delle letture splendide, no? Però... è terribile vedere, se poi immaginate Chung che fa una lettura come Barcelli. No, è un, no, dell'ama. No, e questo è questione di cinematografia. E ecco, le slide devono essere leggibili di per sé, non occorre, ecco. Let's read the slides together vuol dire che non le ha mai lette prima. E si mette a leggerle nel momento in cui lo fa. Particular attention alla, alla presentazione ovviamente dei dati, e è come una, la presentazione di un caso, la struttura della presentazione è molto importante. E infine assicurati che hai finito prima che ti abbiano lasciato, insomma, no? Ragazzi, guardatemi, no, assicurati che... Io mi fermerei qua, sulla lecture ne parleremo dopo la lettura. E la lecture è ovviamente più articolata, nel senso che è, fra le due, allora i 10 minuti, noi, il programma prevede che noi poi abbiamo, dopo le presentazioni nostre, facciamo un break e... dopo abbiamo una lettura di 20 minuti e due presentazioni di 10 minuti, una di un lavoro scientifico e una di un caso clinico. Io mi fermerei qui. Grazie, ben lieto di domande e commenti da parte vostra. Silenzio non è un buon segno, quindi uno a uno. Mi dica, commento, sì. No, non ce l'ho con lei, parto dopo. Parto... là, c'è la Sara. La Sara fa la domanda. Sara. Colore bianco. Arriva. Ci arriviamo dopo. Ci arriva, ci arriva. Questo viene, colore. Buona domanda, questo viene fatto. Il bianco sono tutti. Prego. Ci prendono per il surrogato del libro. Come mediare questi due aspetti? Allora, qualche anno fa, quando transitoriamente divenne presidente del corso di laurea Luca Richelli, dette un messaggio molto chiaro, che poi non fu seguito solo da noi, credo, che le lezioni dovevano essere pre-registrate e pre-distribuite all'inizio dell'anno accademico. E secondo me questo è fondamentale. Andare a sentire il capitolo del libro vuol dire che si è perso del tempo. Cioè il teaching, l'organizzazione dell'insegnamento attuale è sbagliata da questo punto di vista. Bisognerebbe andare a lezione avendo letto l'argomento e avendo letto, perché sennò uno sta a casa per studiare. Molto di quello che noi facciamo con le nostre lezioni formali è perfettamente inutile. Anche perché, qui lo dico e qui lo nego, in molti casi la incompetenza che insomma, non dico altro, e sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Quindi l'insegnamento, l'apprendimento fondamentalmente è lo studio e la pratica. La lezione dovrebbe essere il momento in cui il docente sull'argomento distilla la sua esperienza e conoscenza e la offre alla discussione, dovrebbe essere molto più dovuto alla discussione. Detto questo, tornando al mondo reale,
tenere presente che i messaggi che uno può trasmettere sono molto pochi e quei pochi messaggi dovrebbero distillare non alcoholic, liver, no? Cosa, cosa vuoi che uno impari? E questa dovrebbe essere definizione, diagnosi, valutazione di gravità e trattamento, dare i key points. Poi si entra nella variabilità. Però sostanzialmente in quella lezione si dovrebbe dare il distillato di ciò che si ritiene che sia conosciuto o accettabile o comunque concordato. Dopodiché si entra nel merito, come in tutto, perché avete sentito oggi, insomma, dai tumori alle iperdislipidemie, dall'ipertensione alle malattie infettive, quello che era, insomma. Quindi distillare la... Altro? Prego. Se uno durante la presentazione si accorge che l'audience è distratta, cosa fa? Per non deprimersi e per riuscire a recuperare la funzione? Non ti fai suicidio. Ma ci sono... L'ideale è avere... l'ideale è avere anche un po' di senso... E anche avere un po' di senso dell'umorismo, nel senso che, allora ne approfittiamo perché abbiamo un po' di tempo, vi racconto l'episodio sempre del mio carissimo amico Alvaro Agusti. Viene invitato dalla Royal Society of Medicine scozzese, 5 del pomeriggio di novembre. Comincia a fare la lettura, preme la diapositiva, parte l'allarme. No, dopo 10 diapositive parte l'allarme. Lui si guarda l'ospite Bill McNeil e dice, è l'allarme dei pompieri, vuol dire che c'è un pericolo di incendio, bisogna che lasciamo la stanza. Infatti tutti si stanno alzando e vanno fuori. Tutti si alzano e vanno fuori, fuori all'aperto, perché era giù dalla scalinata, l'accesso alla hall, non c'era spazio prima, quindi vanno fuori all'aperto. Vanno fuori all'aperto, arrivano i pompieri verificano che c'erano stati due ragazzi che erano andati in bagno, due studenti erano andati in bagno a fumare e avevano fatto partire l'allarme. Quindi passano 2 ore, fanno la ricerca, tornano dentro, e la gente torna dentro e allora McNee dice ad Alvar, adesso bisogna che tu faccia qualcosa, dica qualcosa, due parole per recuperare la volontà di stare e l'attenzione dell'uditore. Allora guarda e dice, signori, se vi ringrazio di essere qui, se questo fosse successo a Barcellona, questo non sarebbe mai successo a Barcellona, per 3 ragioni. La prima, dice, se 2 ragazzi vanno nel bagno dell'università e fumano, l'allarme non partirebbe mai perché non funziona. Prima ragione. La seconda ragione è che se 2 ragazzi vanno e per caso l'allarme è ancora funzionante, nessuno si alza e se ne va. Dice, ma la più importante è che se è partito l'allarme e tutti sono usciti dopo 2 ore, nessuno sarebbe mai tornato dentro a sentire la mia lettura. Quindi grazie e uno ha recuperato. E la faccio come battuta, nel senso che bisogna cambiare, bisogna... Se sia rimediabile, e qui dipende dalla personalità, perché poi, diciamo, se è rimediabile bisogna cambiare gear, cioè bisogna cambiare marcia, richiamare l'attenzione, forse non mi sono spiegato bene, tornare indietro. C'è un'agilità, cioè adesso la presentazione viene fatta, confezionata, però poi c'è agilità di movimento per riuscire. Vedete che la gente è persa e dice, mi rendo conto che ho saltato un passaggio, torniamo indietro un attimo. Chiaro? Quello che volevo dirvi è questo. Cioè, cambiare marcia. Insomma. Ho risposto? Sì. Ok. Se so di arrivare di fare 2 o 3 slide che so che sono pese, e lo so già io che le faccio, ma che devo farle per qualcosa, io magari lui me le contesta, il pupazzetto, la famiglia Adams, piuttosto che il gattino. Spezza la tensione. Dell'allergia c'è quello che spara al gatto, invece che cosa? La dico. Invece che dire allontanate il gatto, c'è internet, ci sono imaging, e trovi le immagini, c'è quello che spara il gatto, ecco, non c'è bisogno di ammazzare proprio il gatto, ma magari
Magari lo mettete in lavatrice. Esatto. E fai vedere la... Barcelli, insomma, cioè magico, Barcelli è magico. Insomma, vabbè, fino a Barcelli non possiamo arrivare. Ma no. Dipende anche dalla durata della lettura. Dipende dalla durata, i 10 sì. minuti difficilmente arriviamo alla saturazione del pubblico. Se no vuol dire che proprio se no siamo negati, non presentassi niente del tuo lavoro. Se hai mezz'ora di relazione può essere più problematico. Domande? Prego. Brava, brava. Se lei l'ha percepita e l'ha sentita come sua, la usi come presentazione. Non esiste regola d'oro, gold standard. Se lei l'ha percepita e l'ha sentita come Chiara e la trasmette come tale, vada, capito? Sì, però c'è il gold standard negativo, sì. Sì, il gold standard negativo c'è, però nel caso specifico, sono d'accordo, io lo... Sono d'accordo, se lei l'ha percepita come Chiara, ed è un argomento tra l'altro molto caldo, se le interessa le mando la revisione, c'è una revisione splendida di 2-3 settimane fa sul breast cancer screening e prostate cancer screening che hanno aumentato la, no, la sensibilità ma non hanno modificato la mortalità, c'è tutto un ragionamento. Se lei la sente Chiara, se è quello il messaggio che magari ci mette una parolina di maggior spiegazione, ma vada. Altre? Ok. Torgiotto.